ha dei significati, insomma, uno personale, che di un uomo che comunque vive perennemente pensando a quanto sia precario il futuro per i miei problemi di salute. E quando sto bene penso agli altri e credo che oggi tante persone abbiano paura del domani, per l'inquinamento, vuoi per il terrorismo, vuoi per il lavoro, vuoi per i tanti problemi che ci sono. Ecco, lì torno serio, è un po' un domani incerto, insicuro, e vedo che tanti ragazzi si stanno identificando in questo lavoro, dove per la prima volta faccio anche un po' i conti con la mia rabbia. La volontà è proprio nata per quello, nata per i miei figli, visto che sono papà di due, di un ragazzo e di una bambina, e poi ecco per tutti quei ragazzini che mi chiamano Zio Rock, che si sono inventati questo nomignolo. E allora, se sei un vero zio rock, devi dare qualche dritta, anche un po' controcorrente, a volte faccio un po' il cattivo maestro, però ecco, li incito a fare la loro rivoluzione, a far sentire la loro voce, perché è un momento in cui ce n'è bisogno. Però dico, ecco, compratevi un buon libro e armatevi di quello e fate la vostra rivoluzione. E nel mio domani c'è la volontà di portare in giro questo disco il più possibile. C'è una tournée che partirà da settembre, anche se quest'estate non mi farò mancare qualche festival, e poi ad aprile faremo un tour in tutta Europa con tante date nella mia amata Inghilterra, e sono molto felice, visto che gli ospiti di questo disco tra l'altro sono tutti inglesi, la cosa mi faciliterà un po' su quel mercato lì. Io sono un'operazione di 16 ore, in Italia nessuno voleva fare, anche perché insomma, ho un figlio con metà sangue genovese, questo mi ha permesso di frequentare tanti anni la vostra città, tutta la Liguria anche, e quindi insomma il rapporto che si è creato qua è ormai un rapporto di volti amici.